Bisogna essere presenti e visto che Fromm non c'era, la richiesta è ridicola. Che dice la lettera di Lipskind? Per quanto ne so, esige che gli avversari siano presenti entrambi all'inizio di ogni partita. Il protocollo non prevede niente in proposito. L'esigenza di Lipskind non ha fondamento legale e lei lo sa. Sarebbe cosa gradita al Gran Jury se il Gran Maestro Fromm accettasse la richiesta e in segno di riappacificazione presentasse le sue scuse all'avversario. Quali scuse se è involontario? Involontario, ma sistematico. Da che parte sta lei? I sovietici minacciano di ritirarsi. Scriverò questa stramaledetta lettera di scuse. Bastardi, non gli darò il pretesto di ritirarsi. Akiva, perché non mangi qualcosa? No, Enya, non ho fame. Hai preso le medicine, non devi restare a digiuno. Enya. Oh. Come va? Sappi che non ho chiesto io di venire. Lo so, ma sono felice di vederti. E allora? Fromm gioca bene. Ha buone idee. Va troppo svelto. Il tuo gioco è troppo lento. Champagne georgiano. Troppo zucchero e poco succo. Sono preoccupati? Chi è? Un'arma segreta. L'ordine è fare di tutto per facilitargli il compito. Pensano che io sia un uomo finito?